La risalita del Trapani naufraga miseramente. Dopo due successi consecutivi, la formazione granata viene stoppata a Favara dopo una gara che ha evidenziato l'incapacità degli ospiti di una benché minima reazione in grado di mettere i locali con la spalla al muro. La formazione di Catanese è apparsa poca cosa, pressione inutile, molto confusa e pochissima incisività sfiociata in tentativi affannosi, perfino quando è giocato con tre punte. Di contro, l'approccio del Pro Favara è stato autoritario e gli ospiti hanno sofferto vistosamente nel contenere le giocate di Piruzza e Sitibondo. Nei singoli, Campofranco è stato troppo isolato. Craccò poco incisivo, si sono salvati l'esperto Montalbano e il vigile Corona. Tutti gli altri sono rimasti schiacciati e hanno mostrato fatica a tenere l'elevato ritmo imposto dai locali. Al 14esimo arriva il gol della Pro Favara, punizione battuta da Celani, Cambiano di testa e bravo ad infilare Corona. La marcatura galvanizza la squadra di Balsamo che, incoraggiata dal numeroso pubblico, spinge molto mentre gli ospiti sono impegnati in una costante ritirata strategica in attesa di colpire in contropiede, mossa che però non riuscirà grazie al contenimento di una difesa locale molto attenta. Anzi, poco ci è mancato che la Pro Favara chiudesse la partita già nel primo tempo. Piruzza non c'entra la porta. Una punizione di Celani trova l'opposizione di Corona. L'unica vera opportunità del Trapani per pareggiare arriva sul finire di frazione, quando l'ex Campofranco di testa scalda le mani a Rizzuto. Nella ripresa non arriva l'impennata agli ospiti che si propongono con continuità, producendo una notevole mole di gioco che puntualmente è andata a bloccarsi contro la cinna difesa predisposta da Balsamo. Senza soffrire, la Pro Favara conduce la gara sul piano pratico e al 90esimo, grazie ai tre punti, lascia aperte le porte della speranza per una salvezza diretta. Contro il Trapani la squadra ha lasciato intravedere le doti necessarie per giocarsi un finale di stagione alla pari con tutte e mercoledì con la Nissa si attendono di conferme. Si torna domani in campo nel primo dei tre turni infrasettimanali che caratterizzeranno questo finale di stagione, quello in programma tra 24 ore e relativo al recupero della quinta giornata non disputata dopo i tragici fatti di violenza. Non prenderanno parte alle gare i calciatori espulsi nell'ultimo turno in virtù dell'automatismo della squalifica, mentre quelli in diffide già ammoniti potranno regolarmente giocare in quanto sconteranno la squalifica domenica 4 marzo. Nel girone occidentale di eccellenza la più importante novità è costituita dall'allungo dell'Alcamo nei confronti del Carini. Tra le due formazioni lo stacco è di tre lunghezze.